Il Covid ha veramente cambiato tutto, o meglio, quasi tutto. Il mangificio di Via De Neri, con centinaia di persone in fila o sedute all'ombra della Galleria degli Uffizi, con la schiacciata ripiena in mano, ci sono sempre, con buona pace dei ristoranti che, almeno a pranzo, sono quasi deserti. Non solo fiorentini, ma anche tanti turisti italiani ed europei disposti a fare una lunga fila per aggiudicarsi la specialità di un noto vinaino che nella via ha ben 3 locali, con tanto di personale che gestisce le persone in attesa. Quelle che hanno già prenotato da casa saltano la fila, le altre aspettano sotto il sole cocente. Pancetta, crema di pecorino e pomodorini secchi e rucola fresca. Turista? Sì, da Parma. Me l'hanno consigliato perché c'è stato mio fratello e quindi sono venuta sul suo consiglio. È tanto che aspettate? Sì, no. Una cifra, tantissima. Qua ne vale la pena. Ristoranti no, schiacciata sì. Sì, sì. Quante sono le persone che comprano le schiaccine ogni giorno? Si va dalle 2.000 alle 3.600 persone, ora è fine settimana, durante la settimana siamo anche su 1.800, comunque ci sono, tutti italiani ma ci sono.